facevano sembrare la camera degli ospiti di una donna anziana e Amy aveva sempre immaginato che profumasse di lavanda. Nell'angolo in fondo a sinistra c'era una soglia che conduceva a un breve corridoio arredato con il sistema di guardaroba Mason. Carl stava lì, in piedi, e li fissava. «Ti ha spaventati sul serio», disse Basil. Amy vedeva la ferita sulla gola di Carl, il sangue nero alla luce della torcia. Aveva gli occhi strabuzzati e uno di essi era così rovesciato nell'orbita che si vedeva solo il bianco, mentre l'altro fissava ciecamente in alto e a sinistra. Sogghignava del tutto immobile. Poi Carl alzò una mano e fece loro segno di avvicinarsi. «Oh merda», fece Amy. «Usciamo da questo posto», disse Matt. Carl si infilò lateralmente nella cabina armadio, sparendo alla vista. Basil fece per avviarsi, portando con sé la torcia. Matt lo agguantò per un braccio. «Amy ha ragione», disse. «È una pazzia, lasciamo fare ai professionisti». «Io sono un professionista», protestò Basil. «È questo che significa essere un professionista, non puoi allontanarti da un disastro e sperare che qualcun altro risolva la situazione». Andò a cercare Carl e Matt e Amy lo seguirono. «No, dovevate scappare». Restare al buio non era un'opzione. Se Basil aveva la luce, loro dovevano seguirlo. Entrarono nell'allestimento della Silpian e il pavimento d'acero scricchiolò sotto i loro . Andarono in fondo alla stanza, l'aria più densa ad ogni passo, e girarono l'angolo che dava nello stretto armadio. Il breve corridoio era progettato per valorizzare il sistema di guardaroba Mason. Una serie di scaffali, armadietti, cassetti e barre appendiabiti che offriva un utilizzo di male anche degli spazi più ridotti. Tre camicie bianche appese alle crucce dondolavano piano. Sentito niente, rispose Matt. È Carl, disse Basil. È lì dentro. Poi
fisica travolgente che non riusciva a contrastare. Sul serio, ragazzi, il negozio non va da questa parte. Questo corridoio non dovrebbe essere qui. Non dovrebbe neanche esistere. Noi non dovremmo essere qui dentro. Qualcosa diede una specie di scossa alla gamba di Amy, facendola sobbalzare. Ah, Matt e Basil si voltarono di scatto.
esitò, strizzando gli occhi nell'oscurità, muovendo il fascio di luce avanti e indietro su qualcosa. Basil, bisbigliò Matt. Fu Amy a sentirlo per prima. Non fu tanto un rumore quanto uno spostamento d'aria, la sensazione di qualcosa di grosso che riempiva il corridoio, qualcosa di grosso che risaliva dalle profondità. Era il suono di movimenti lontani, era il suono di qualcosa che veniva a cercarli. Amy crollò. Via, disse, voltandosi e mettendosi a correre alla cieca nel buio, precipitandosi verso l'uscita del corridoio, urtando con le spalle le pareti. Matt era proprio dietro di lei e il cellulare davanti a sé forniva quel poco di luce che bastava a vedere la soglia in fondo al corridoio. Amy era certa che si sarebbe chiusa di scatto da un momento all'altro, intrappolandoli nell'alveare per sempre. Poi, tutto a un tratto, erano fuori, di nuovo, nel pulito e ordinato mondo di Orsk, nell'angusta cabina armadio, circondati dal sistema componibili Mason Xix. Continuarono a correre, non aspettarono di vedere se Basil ce l'avesse fatta uscire. Doveva cavarsela da solo. Precipitarono fuori dall'armadio e nella camera da letto, raggiungendo il sentiero brillante e luminoso alla velocità della luce, e non si fermarono fino a quando deviarono bruscamente e crollarono dietro un blocco isola in cucine. Matt seppellì il chiarore del cellulare nelle pieghe della felpa. Le viste, bisbigliò. Visto chi? In quel corridoio c'erano delle persone. Amy non sapeva cosa avesse visto e cosa no. Si accucciarono dietro l'isola, le orecchie tese per cogliere eventuali suoni nel buio. Cos'è questo rumore? Domandò Matt. Amy si mise in ascolto, sentì un leggero tintinnio di cristallo. Matt puntò il telefono alle loro spalle su un ripiano di bicchieri d'acqua Glanz che battevano piano l'uno contro l'altro. Poi Amy avvertì la ritmica vibrazione del pavimento. Arriva qualcosa, disse. Il telefono di Matt mandò un lampo bianco, lo schermo andò in frantumi. Lui si allontanò da lei con un balzo e vetri rotti piombarono sul pavimento tutti intorno a loro, come se qualcosa di invisibile avesse spazzato le mensole. Amy si abbassò e chiuse gli occhi in mezzo a una pioggia di frammenti. Poi ci fu silenzio. Dopo un momento alzò lo sguardo. Matt, bisbigliò. Lui non rispose. Amy non vedeva niente. Il negozio era completamente al buio. Non sapeva neanche da che parte stesse guardando. Matt, sussurrò. Ti prego, dimmi che sei qui. Nessuna risposta. L'aveva abbandonata nell'oscurità. Stava strisciando verso l'entrata principale in quel preciso momento. E lei poteva biasimarlo per questo. Insieme avevano piantato in asso Basil e adesso Matt aveva piantato in asso lei, ognuno per conto suo. Poi lo sentì, un respiro ansante. Nel buio si lanciò verso il suono e sfiorò la maglietta di Matt con la punta delle dita. Stai bene? Fece scorrere le dita sul suo braccio e sentì stoffa fredda e bagnata, incrostata di sabbia e pietrisco. La carne era fredda, la pelle era pietra. E mentre Amy si rendeva conto che non era affatto Matt, quella persona le stava infilando le dita ruvide nella bocca, scaraventando la terra. Oh mio Dio. Vabbè, abbiamo un altro capitolo. Capitolo 10. Ugga. Presenta la tua versione casalinga, la tua versione lavorativa, con la regolabile Ugga Crotelle. È quella che vorrei io. Lascia che la creatività che senti al massimo della comodità trasformi il tuo spazio di lavoro in uno spazio intelligente, disponibile in pelle scura. Non ci interessa, Ugga, leggi la storia. Amy tentò di fuggire, ma le mani la trovarono e furono dappertutto su di lei, centinaia di mani che la trascinavano fuori dal suo nascondiglio.
facevano sbattere contro le pareti immobili, dimenandosi, urlando così forte e così a lungo da dimenticare che stava urlando. Amy artigliò il pavimento d'acero, ma riuscì solo a staccarsi un'unghia come un francobollo bagnato. Mani fredde, incrostate di terra, le afferravano le caviglie, i polsi, la gola, la faccia. La sua mente scoppiò come una lampadina e solo allora Amy tacque. Da quell'istante furono solo mani che la trascinavano, la spingevano e la spintonavano e la palpeggiavano e la tiravano, e per tutto il tempo era così buio che lei avrebbe potuto essere addormentata. Ogni respiro era denso e saturo della puzza proveniente dal corridoio. Persone o cose che erano fatte a forma di persona si affollavano attorno a lei in una calca opprimente. I loro indumenti fangosi la soffocavano, i corpi sotto gli stracci erano morti come marmo. La testa di Amy era piena del loro lezzo, le sue ossa racelate dal loro freddo. Le mani la sollevarono e la sbatterono su una sedia, facendole espellere l'aria in un unico rantolo scioccato. Una parte remota della sua mente riconobbe una poltroncina Punag con lo schienale alto, alla quale era stato tolto il cuscino. Una cinghia le fu stretta attorno al petto e quando Amy inspirò, quella si serrò ancora di più, facendole collassare i polmoni, schiacciandole le costole, impedendola di immettere aria sufficiente per gridare. Cercò di scalciare, ma le forme nel buio le bloccarono le gambe e altre cinghie le affondarono negli stinchi. Le forme le tennero giù i polsi e glieli assicurarono ai braccioli della poltroncina. Poi altre fasce le circondarono la carne, si tesero sopra le cosce, attorno alle ginocchia, le caviglie, la vite, le spalle, il collo. Quando tentò di muovere la testa, si accorse che era stata fissata allo schienale della sedia, non lasciandole altra scelta se non guardare fisso avanti a sé. Sopra la puzza di marcio annusò un odore caldo di plastica fusa e capì confusamente che stavano usando la termosaldatrice, quella che fissava le sottili strisce di plastica attorno ai fasci di cartone nel locale rifiuti. Le mani strinsero rudemente le cinghie e i loro bordi taglienti incisero la pelle e la carne per aggrapparsi alle ossa. Su tutto il corpo le fascette le affondarono nella carne man mano che venivano tese. Era diventata un sacco di plastica pieno di sangue, strizzato e compresso fino al punto di scoppiare. I suoi respiri veloci e superficiali riuscivano a malapena a mandare aria ai polmoni. Le fuggì un mugolio. Sarebbe stato un urlo se avesse potuto aprire la bocca a sufficienza, ma le avevano bloccato anche la mascella. Dove si trovava? Ufficio, in casa, camera da letto. Era troppo buio per capirlo. L'ambiente circostante era affollato di forme umanoidi e sentiva il freddo e la puzza emanare dai loro corpi. Eppure, malgrado la loro presenza, lo spazio sembrava vuoto, come se tutti quelli intorno a lei fossero cavi, come se fossero non persone, come se non fossero davvero lì. Poi una voce sussurrò dal buio: è per il tuo bene, sai. Amy frignò. Shh. La zitti. Joshua, questo è ciò di cui hai sempre avuto bisogno. Non hai segreti per me. Amy tentò di dibattersi, ma era impossibilitata a muoversi. Capisco la tua follia, le sussurrò all'orecchio. Amy sentì l'aria sibilare, dentro e fuori il lembo di pelle strappata sulla sua gola. La follia è un'infiammazione del sangue, un'eccitazione delle arterie. La mia sedia tranquillizzante ostacola l'afflusso di sangue verso il cervello e attacca
Se necessario, posso praticarti un salasso di umori infiammatori o applicare terapia a base di bagni ghiacciati o acqua bollente senza modificare la tua posizione e senza opposizione. Mi senti Joshua spostarsi dall'altro lato della sua testa. Si sforzò di girare gli occhi in quella direzione, tremando di fatica, mentre cercava di vederlo nel buio. La tua rabbia è un caso da manuale, continuò Joshua. Il tuo spirito è agitato e irrequieto e tu ti dedichi ad attività senza senso, girovagando in preda alla frenesia senza alcun risultato. Le sue parole fecero risuonare qualcosa di profondo nella mente di Amy. Lei correva in giro, cercando disperatamente di arrivare da qualche parte. E qual era il senso? C'era un senso. Tu vuoi stare bene, disse Joshua. È questo lo stato naturale anche per una donna a pezzi come te. Ma nonostante il tuo spirito sia volenteroso, la tua carne è debole. La mia sedia tranquillizzante ti consente di smettere di opporti alla tua natura. Lei domina la tua carne. Siederai qui in contemplazione mentre il tuo sangue bollente cessa la sua febbrile circolazione e il cervello, privato di questo veleno, raggiungerà finalmente l'immobilità che brami. È umana e misericordiosa la libertà dei tuoi tormenti. E se muori, non è l'immobilità della morte preferibile alla vana agitazione e all'insensato caos della tua vita. Sarà una grande pace per te, Amy, una grande pace. Una mano le accarezzò la testa e per quanto cercasse di rifuggirne il tocco, Amy non era in grado di muoversi. Alla fine la mano di Joshua smise di carezzarle la testa, poi Amy non la sentì più. Dopo un po' si sentiva più se stessa. Era una cosa legata a una sedia e lentamente cominciò a impazzire. Non era abituata a stare completamente ferma. Nella vita reale Amy non faceva altro che cambiare posizione, flettendo, piegando, stendendo e spostando braccia e gambe. Queste scelte le erano state sottratte, sentiva i muscoli in preda ai crampi, le giunture irrigidirsi, il sangue ristagnare nei piedi gonfi, e la frustrazione e il dolore le fecero venire voglia di urlare. Se solo avesse potuto immettere abbastanza aria nei polmoni costretti o aprire la bocca, quel tanto che bastava per fare un suono. La spina dorsale premuta contro lo schienale di legno della sedia era diventata una colonna di dolore che andava dal coccige alla base del cranio. Le spalle le andavano a fuoco, il collo le bruciava per lo sforzo di sorreggere il cranio pesante. Le rotule le dolevano come se fossero sul punto di lacerarle la pelle. Perse la sensibilità dalle ginocchia in giù, ma le dita erano la cosa peggiore. Cercò di fletterle, di agitarle, ognuna appena un pochino, ma erano legate così strettamente che era come se qualcuno vi avesse chiuso attorno la bocca e rifiutasse di mollare la presa. Quando tentò di stenderle, l'unico risultato fu un'inutile resistenza contro le fascette.
esausta di quella prima. Ogni mese l'affitto era in ritardo. Ogni settimana scroccava la spesa ai coinquilini. Non aveva mai abbastanza benzina. Continuava a chiedere soldi in prestito. Era costantemente in debito. Eppure non bastava. La ruota da criceto continuava a girare sempre più veloce. In un certo senso, la sedia era sua amica. La liberava da tutte le illusioni. Le mostrava la verità. Era sola. Non c'era nessuno ad aiutarla. Per tutta la vita era fuggita dall'unica cosa per cui era nata. Indossare una divisa e lavorare a una cassa. Era giunto il momento di abbracciare la sua vera natura. Il problema erano i bugiardi. Dicevano che poteva fare qualsiasi cosa si fosse prefissata. Dicevano che doveva puntare alla luna, perché se avesse mancato il bersaglio si sarebbe trovata in mezzo alle stelle. Facevano film inducendola a credere di essere capace di imprese eroiche. Tutte bugie, perché lei era nata per rispondere al telefono nei call center, per portare la spesa all'auto dei clienti, per timbrare il cartellino, per misurare la vita in pause sigaretta. Pensare altrimenti era da folli. La sedia non le mentiva. La sedia la curava dalla sua pazzia. La sedia le mostrava esattamente di cosa era capace, e cioè niente. Qualcosa affiorò dal buio dentro il cervello di Amy. Si rese conto di avere finalmente il suo impiego da seduta. Era buffo, perché era vero. Era l'ultima cosa che avrebbe mai fatto, ed era finalmente ora. Aveva fallito e fallito e fallito sin dall'inizio. Non era riuscita a sfuggire alla roulotte di sua madre. Non era riuscita a laurearsi. Non aveva passato l'esame di assistente di reparto. Non era riuscita a combinare niente nella vita. Era quella la sua natura: fallire e mollare. Se l'avessero sezionata, sarebbe stata fallire e mollare sin dentro le ossa. Per anni Amy si era chiesta cosa sarebbe successo se avesse smesso di lottare, si fosse lasciata andare. Da che ricordava, aveva avuto paura di quanto in basso sarebbe caduta se avesse smesso di lottare. Era una liberazione avere finalmente la risposta. Fino a qui che sarebbe caduta. Era questo il fondo. Una sensazione di sollievo a tutti. Il dolore man mano che nelle membra la circolazione si arrestava. Sentiva la mente stare meglio, la sentiva guarire, staccarsi di dosso decenni di menzogne e follia, accettando il suo posto nell'ordine naturale. Sarebbe rimasta su quella sedia senza muoversi, senza fare niente, e non ci sarebbero state altre illusioni, altre bugie, altri sforzi inutili, altri falliti, tentativi di fuga. Era grata per la sedia, era quello il suo posto, con il petto costretto e le fascette attorno a esso talmente serrate che le impedivano di respirare. Amy sentì la testa diventare leggera. Non poteva muoversi, non poteva vedere, non poteva sentire, e un unico pensiero le girava di continuo: sono a casa, sono a casa, sono a casa. Wow, e mi è impazzita totalmente. Ringrazio tutte le creature che continuano a seguire questa serie, ovvero la lettura di Horror Stories.